aprire la posta elettronica e trovarsi un messaggio di un presunto hacker in cui viene chiesto di versare una somma di denaro in criptovaluta per evitare che vengano diffuse informazioni compromettenti su visite su siti pornografici, video compromettenti realizzati attraverso il proprio telefono e così via. E la nuova pornotruffa online che da qualche giorno sta allarmando anche gli utenti della nostra regione, ma non esiste alcun rischio. Nulla di tutto ciò è reale, tranquillizzano le forze di polizia, rappresenta un'invenzione dell'autore del reato elaborata al solo scopo di gettarci nel panico e indurci a pagare la somma illecita. Viene chiarito che è tecnicamente impossibile, infatti, che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di posta elettronica, abbia potuto installare un virus in grado di assumere il controllo del nostro dispositivo, attivando la webcam o rubando i nostri dati. Gli esperti invitano a mantenere la calma e non pagare assolutamente alcun riscatto. L'esperienza maturata con riguardo a precedenti fattispecie criminose dimostra che persino quando il criminale dispone effettivamente di nostri dati informatici, pagare il riscatto determina quale unico effetto un accanimento nelle richieste estorsive volte ad ottenere ulteriore denaro. Tra le misure suggerite, quelle di proteggere adeguatamente la email, cambiare la password impostando password complesse, non utilizzare mai la stessa password per più profili. Occorre tenere presente che l'inoculazione di virus informatici capaci di assumere il controllo dei nostri dispositivi può avvenire soltanto se i criminali informatici abbiano avuto disponibilità materiale dei dispositivi stessi, oppure qualora siano riusciti a consumare i nostri danni episodi di phishing informatico. È buona norma quindi non lasciare mai i nostri dispositivi incustoditi e guardarsi dal cliccare su link o allegati di posta elettronica sospetti.